Non penso che possa navigare. Ce la farà. E adesso? Fammi spazio. Hai fatto abbastanza. Ricorda, non faremo tutta la strada con questa barca. Il Tempio di Tyr è in cima a una tremenda cascata a monte rispetto a noi, ahimè. Ciò significa che anche se ci arriveremo incolumi, dovremo risalirla in qualche modo. I Valiri costruirono la migliore nave di tutti i tempi. Volava! Skid Blonir? Sì, perché era progettata per farlo. Questa no. Comunque, noi abbiamo questa. A cui iceberg così. Almeno il fuoco scalda. E ora? Lascialo pensare. Ma come ci muoveremo? Stiamo volando. Il calore delle fiamme. Stiamo davvero volando. Siamo di nuovo incagliati? Per poco. Resta nella barca. Pazzesco, hai fatto un'enorme lanterna volante. Go!
sulla barca, ho detto. Sto sulla barca. Dobbiamo parlare, fratello. Sai che è finita, vero? Anche se riuscissimo a tornare a Midgard, tu e Baldur avete distrutto l'unico portale per Jotunheim. Siamo a corto di opzioni. E il ragazzo sta molto male. In queste condizioni lui non... Atreus, non ti riguarda. Beh, potrebbe riguardare tutti se non te ne occupi. Non bisogna essere i più intelligenti del mondo per accorgersene. Atreus. Ti aiuto? Insieme ora. È fatta. Siamo liberi. Riusciremo di qui. Affrontami, padre. È ora di farla finita. Sì, figlio. È ora. No. Di nuovo quella voce. Sai chi è? Io non lo so. Iceberg, da bordo! Tieniti! Dietro!
Quanto manca al tempio? Già, si gela. Se manteniamo questa velocità e i fuochi non si spengono, arriveremo in un batter d'occhio. Thank you.
Mimir, perché il fuoco resta acceso? Che si tratti di magia o di quelle lame. Lanciare l'arpione! Visto? Non c'è tempo, guarda!
Era questo il tuo piano? Siete tutti e due pazzi! Ce ne andiamo da qui. Ora. Basta che non ci ammazziamo facendolo. Di Odino. Riconoscerei il suo pessimo gusto ovunque. Guardate là, il pannello mancante di Tyr. Odino l'avrà rubato. Ma perché? Odino avrà avuto le sue ragioni. Posso dare un'occhiata? Beh, questo è davvero molto insolito. Perché? Che significa? Non lo so proprio. E non è insolito? Testa. Beh, quello è evidentemente Tyr. Sembra in viaggio, forse un viaggio magico. Ma che c'entrano i giganti, tanto da dedicargli un pannello sacro? Temo che questo non sia molto chiaro. Che sono quelle rune agli angoli? Non sono rune, ma simboli di altre terre. Significano... guerra. Già. Come mai? Quello lo conosco molto bene. Oh. I suoi occhi sono dei gioielli, come i tuoi. Senz'altro simboleggiano il dono della vista che i giganti ci concessero. Fammi vedere da vicino. Interessante. E quello cos'è? Piani segreti, nascosti da Tyr poiché accessibili a lui solo e a pochi altri di cui i giganti si fidavano. E proprio sotto il naso di Odino. Oh, oh, oh! Avevo promesso di condurvi a Jotunheim. Che vuoi dire, testa? Hai detto che non avevamo opzioni. Non capisci, fratello. Odino non perse le speranze e neanche noi dovremmo. Sapeva che qui c'era un indizio, ma siamo stati noi a trovarlo. Sono piani per la chiave di una sala che Tyr teneva segreta. Non so dove ci porterà o cosa troveremo, ma è un'opzione. Come la facciamo questa chiave? Suggerisco di chiedere a un nano. Quel simbolo sulla porta del tempio sono molte rune insieme. Pace, unità, speranza e anche altro. Lo stile di Tyr. Ha fatto lui questa porta. È qui che Odino raccolse tutti gli indizi su Jotunheim. Ragazzo, prima, quello che hai visto. Io non ho visto niente. Non mi hai visto con qualcuno? Con un vecchio? Quale vecchio? Ce ne andiamo. Sì. Come vuoi. Bene, torniamo a Midgard e vediamo di forgiare quella chiave.
Dov'è quel nano? Baldur è figlio di Freya. Già! Mi sconvolge tutte le volte che lo sento, anche se lo so già. Ma quando penso a Baldur e Freya, io... Mimir? Sì? Freya. Che ne pensi, fratello? Testa, posso ferire Baldur? Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. Un attimo, che succede? Un incantesimo non può dire quello che sa. Cosa? Sì, certo, proprio così. Oh, e chissà da quanto tempo. Magari fin da quando lei controlla la mia testa o da quando ho capito come ferire Baldur. Mimir! Sì? Tu hai capito come ferire Baldur? Davvero? Ma Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. Basta così. Un modo c'è. Se ci darà altri problemi, lo scopriremo noi. Puoi forgiarla? È forse un'arma? O un'armatura? O magari uno strumento di guerra di cui io sono mastro forgiatore? No? Allora scordatela! Anche se io volessi creare quell'insignificante oggetto, danneggerei i miei attrezzi con una cosa tanto delicata ed effeminata. Salda Astrati. Si salda Astrati con lo scapslag. Astrati sottili, lavorati alternati. Va bene, sapientone. E dove penseresti di trovare un bel pezzo di scap slag? L'ultima volta che ne ho visto uno mi si induriva ancora nelle parti basse. Dai, non mi dire. È davvero... E dove l'hai... Ho dovuto sporcarmi le mani. Non startene lì impalato, su! Diamoci da fare! Come? E tu fabbricheresti qualcosa che non è un'arma? Ah, al diavolo, perché no? Che c'è? Posso cambiare anch'io, no? Oh, attento all'asta. Tieni sciolto il polso. No, tu tieni sciolto il polso. Ehi, mi serve più calore qui. Arriva. Pensi di temperarla più a lungo? Non ce n'è bisogno. L'ho immersa per 3 volte nell'olio di Drogher. Vedi? Che inventiva. E che pulizia. Che castorino ingegnoso. Non è mai tardi per imparare un trucco, eh? No, infatti. Ecco. Eccola qui. No, non scordare questo. Tu smettila di sorridere. Mi stai dando sui nervi. È solo che è bello vedervi insieme. Ma la runa del vostro marchio ora è diversa. È il prezzo di riforgiare qualcosa che si era rotto. Lo sapevo. Vi volete bene, voi due. Oh, smettila, principessina. Se continui, mi farai piangere. Mi piace il nuovo marchio. E a voi? Noi abbiamo una missione. No! Ehi, guarda un po' chi è di nuovo in forma. Te l'avevo detto.